Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: dentro la casa del GF VIP ci sono molte tensioni e crolli emotivi. Nelle ultime ore un altro vippone ha dichiarato che se ne andrà. Quest'anno al GF VIP tira una brutta aria. Il debutto delle prime puntate è stato immediatamente macchiato dal bullismo verso Marco Bellavia, scatenando l'inferno dentro e fuori la casa più spiata d'Italia. Signorini si è visto costretto ad affrontare una diretta complessa e delicata, conclusa con la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione al televoto flash di Giovanni Ciacci. Si tratta di due vipponi sui quali Alfonso puntava moltissimo, eppure è finita male. Il GF VIP perde i pezzi ma non i consensi. Che se ne parli bene o male, infatti, il reality sta riscuotendo un enorme successo. Ora sarà necessario rinfoltire il cast perché si prevedono nuovi provvedimenti in arrivo con la squalifica di Amaurais Perez per bestemmia e i possibili abbandoni. Sara Manfuso ha già lasciato, oltre ovviamente a Marco Bellavia, va considerato però che nessuno è ancora stato eliminato dal gioco con le classiche nomination. Di questo passo in casa rimarranno in pochi, soprattutto dopo quello che è successo nelle ultime ore, so già che me ne andrò. Trasforma il tuo giardino o la tua terrazza in uno spazio da vivere. Sponsorizzato da Ken. Ma che cosa sta succedendo quest'anno al Grande Fratello? Nella giornata di ieri Patrizia Rossetti è crollata in lacrime e in molti hanno pensato che la vippona possa abbandonare il gioco da un momento all'altro. In aggiunta, nelle ultime ore ci si mette anche Daniele Dal Moro che spiazza tutti con un annuncio surreale. Il vippone sa già che abbandonerà il gioco, non appena si sentirà arrivato alla fine. Il discorso di Daniele è apparso un po' nebuloso. Sostanzialmente il ragazzo afferma che sta facendo un percorso privato all'interno del GF VIP, per la seconda volta, ma che non ha alcuna ambizione alla vittoria. Pertanto, abbandonerà il gioco quando sarà, secondo lui, appagato dal suo percorso. Ai fan del reality non sono piaciute affatto queste dichiarazioni e qualcuno azzarda malignamente: si ritira quando ha raggiunto il denaro che gli occorre. Sarà davvero così? Certamente Daniele è un uomo affermato nel suo lavoro, ma il GF VIP rimane per tutti una vetrina importante e soprattutto un'occasione che vorrebbero cogliere in molti. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.